campagna che sono sempre estremamente pericolosi e rischiosi, allora quello è il momento in cui ti fai male. E infatti io stavo rischiando di farmi male. La campagna. Vabbè, tra poco vado. Cari amici followers, bentornati o benvenuti al mio canale, in questo caso di Fattore. Io oggi sono un'operazione complicatissima, ossia quella della potatura del ciliegio che è qui dietro. Questo ciliegio quest'anno ci ha dato veramente molti frutti e siamo particolarmente orgogliosi, gli siamo grati. Siamo nel periodo in cui si può fare una potatura grossa, diciamo comunque abbastanza importante. Il ciliegio sappiamo essere un frutto, come la maggior parte degli alberi da frutta, molto delicato, però questo ciliegio è salito talmente tanto in alto perché non è stato curato per diversi anni che necessita per forza una potatura che lo abbassi quantomeno. Io sto cercando di limitare i danni. C'è una vecchia credenza che dice che i ciliegi non si devono potare perché si potano da solo, ma io non sono assolutamente convinto, perché poi questa è una credenza dei papanonni, come si diceva tanto tempo fa, cioè praticamente di nonne dei nonni. Può darsi pure che questa vecchia credenza intendesse dire soprattutto che i ciliegi vanno potati molto poco, però in questo caso io devo farlo per forza, altrimenti ho due rischi. Uno è quello che si secca da solo perché marcisce, perché salendo molto in alto l'albero sotto non prende luce e quindi appunto ci sono già diversi rami che sono seccati, e l'altro insomma è che non riesco poi a gestirlo. Non meno importante è quella di non riuscire a raccogliere le ciliegie più belle, più grosse. Però questo ramo qua ve lo faccio vedere da fuori, mettere gli occhiali, questo ramo qua, eccolo qua, sale molto in alto e questo anche va in un certo senso tagliato. Vediamo un attimo se riesco con i nostri meravigliosi mezzi tecnologici a fare un video mentre lo poto, perché lo so che la cosa bella per voi è quella di vedermi all'opera, state qua, guardatemi mentre cado, speriamo di no. Comunque lavoriamo in sicurezza, io ho legato la scala all'albero e vado. Eccoci sulle vette del ciliegio, l'ho tagliato, l'ho potato, diciamo, abbastanza come si può vedere, e in realtà ho preferito lasciare questo tronco e non ho voluto rischiare perché so che il ciliegio non apprezza, non ama le potature molto, diciamo, i 10 centimetri. Ho preferito lasciarlo questo tronco, vediamo che succede. Invece quest'altro che avete visto da sotto, questo qua, ecco questo, questa potatura qua che insomma sono 7-8 centimetri, si vede, l'ho fatta molto, diciamo, abbondantemente. Però insomma adesso è abbastanza gestibile, cioè da qui posso raccogliere più o meno tutte le ciliegie. Vabbè, scendo dal pizzo della montagna qua che mi trovo altissimo, saranno almeno qua saranno almeno 5 metri, infatti vedete sto a livello del capannone. E poi mi spaventa sempre quando poto un albero, perché fondamentalmente, a parte vabbè, il pericolo di salire sopra ai rami, che quello ormai diciamo più o meno ho fatto l'abitudine, ma mi dispiace vederli poi spogli. Ho un senso di come si dice, di colpa e un senso un po' di tristezza, però in realtà sta prendendo quella forma che noi siamo abituati a, diciamo, contemplare, che è una forma più bassa e larga, che è la forma migliore per i ciliegi. Speriamo di aver fatto un ottimo lavoro, un buon lavoro. L'anno prossimo si saprà. Gli alberi da frutta portano un anno sì, un anno no frutta, e quest'anno lui ha portato veramente tantissime ciliegie. Ho raccolto almeno 15 kg da quest'albero. Allora, quando si lavora la campagna bisogna essere molto sereni e bisogna essere molto concentrati, perché altrimenti si rischia di tagliarsi le dita. Per un caso fortuito non mi sono tagliato un dito. Vabbè, era difficile perché comunque sono sempre attento, però
La confidenza è padrona della malagrianza, come dice il mio maestro della terra, che quando si porta confidenza con gli attrezzi, con gli strumenti, con gli aggeggi di campagna che sono sempre estremamente pericolosi e rischiosi, allora quello è il momento in cui ti fai male. E infatti io stavo rischiando di farmi male. Sto appunto tagliando tutti i rami, come potete vedere qua, vedete? Ok, li sto facendo pezzo pezzo. I rami grossi, diciamo, me li metto così, mi tengo questi qua, poi per riscaldarmi o per farci qualche lavoretto con il legno, perché la campagna non fa, ma sta quieta, sta sempre a fatica, e soprattutto si lavora per la prospettiva futura, cioè l'estate per l'inverno e l'inverno per l'estate, sembra sempre un continuo, ma questi sono i corsi della vita. Non è che vi faccio vedere tutto, perché altrimenti qua facciamo notte. È tutto un mondo, cioè potando il ciliegio, ma soprattutto tagliando ramo dopo ramo, rametto dopo rametto, sembra di vivere in una bolla zuccherina. Mi trovo in questo inebriante sapore nel naso, ma anche in bocca, nel gusto tutto zuccherino, dolciastro, è meraviglioso, è una cosa che non avevo mai provato. Cioè l'ultima volta l'ho provato è stata miliardi di anni fa, quando andavo a potare le viti, però adesso ci sto ritornando piano piano. Infatti questa campagna, la campagna è splendida, non ti finisce mai di stupire, non finisce mai di stupirti. E io con questo, cioè inebriante, non c'è un odore particolare, ma c'è un sapore dolciastro, è meraviglioso, forse è droga perché fa sorridere, non lo so, può essere che tra un po' mi sdraierò nelle foglie di ciliegio e sognerò Venere, mi farà mangiare questi dolci frutti di ciliegie, di uva, di pesche, di mele. Io inebriato, mi lascerò andare a un meraviglioso amplesso per poi dormire, un bello sazio. La campagna. Vabbè, tra poco vado. Bene, questa puntata di Fattore, il teatrante zappatore, Peppino, l'attore contadino, finisce qua. Intanto ho fatto una bella pulizia della strada, perché le foglie erano rimaste così per strada,
le ho tutte quante ammundunate qua, come potete vedere. Poi dopo verrà il trattore con il carrello e le verrà a recuperare. Dici tu, verrà il trattore da solo? No, sempre io sono, devo togliere la presa da dietro al trattore, devo montare il carrello, devo salire sopra, devo raccoglierle e portare giù nella terra che diventerà concime, è vero. Tra l'altro la sensazione meravigliosa è che queste foglie e questi rami di ciliegio sono caldi, molto caldi, non è una questione di sole, credo, mi devo informare, però sono molto molto caldi, sarà lo zucchero, io credo che sarà lo zucchero, perché le foglie di ulivo non danno questa impressione. Io comunque, prima di lasciarvi, voglio fare questo tuffo nelle meravigliose foglie del ciliegio. Ecco qua. Ah, ciliegio.